Siamo in compagnia di Mimmo Pandolfo, presidente della Federazione Italiana Escursionismo. Presidente, diversi sentieri, una manifestazione importante per i diversamente abili, organizzata dalla vostra affiliata Sudtrek. Vero, questa è una grande manifestazione, non è più una manifestazione che ha un ambito cittadino, l'universalità del messaggio che passa, quella dell'essere insieme non con il primo, ma con il diversamente abile o comunque con chi ha bisogno di un'assistenza da parte di chi è normodotato, è uno degli obiettivi del prossimo futuro della nostra federazione. Esperimenti di questo genere stiamo cercando di portarli avanti un po' dappertutto in Italia. Sudtrek, devo dire che è un arco di punta, è una freccia nel nostro arco, una freccia di punta proprio per l'esperienza che ha accumulato in questi 4 anni in Calabria e che speriamo di poter esportare felicemente anche in altre regioni. Sudtrek che conferma il fatto che con i diversamente abili possono lavorare bene anche in sport così non estremi, ma comunque dove l'abilità fisica è importante, come l'escursionismo, come il trekking, possono lavorare anche i diversamente abili. Io sono testimone di un'esperienza di questo genere, una quindicina d'anni fa con un amico che poi è diventato amico, una persona che avevo conosciuto, cieco, diventato cieco all'età di 9 anni. Gli chiesi se volesse partecipare ad un'escursione in montagna e non lo portai su un sentiero facile, proprio per testare la sua caparbia volontà di poter essere considerato normale e la mia altrettanto testarda convinzione che tutti possano fare tutto se opportunamente ed adeguatamente aiutati. Con Massimo, così si chiama il mio amico, facemmo un sentiero abbastanza impervio, tra l'altro su un sentiero che attraversava e camminava parallela ad un torrente di montagna, quindi molto accidentato, con ciottoli, sassi da saltare. Lui mi rincuorava ad ogni passo perché io cercavo di metterlo a suo agio, secondo me, ma era lui che teneva alto il mio morale dicendo: non ti preoccupare, tu vedi, io vedo con i tuoi occhi, per cui tu dimmi che cosa devo fare e la facciamo insieme. Fu un'esperienza bellissima, questo per dire che questa mia testimonianza è stata la prima in assoluto, ma poi ho avuto anche io il mio bel da fare con le diverse abilità. È stata un qualche cosa di illuminante perché in pieno campo mi sono dimostrato e ho potuto dimostrare anche ai miei compagni di associazione che in fondo si può dare un'opportunità a chi non è stato così fortunato come noi. Si può dare un'opportunità di conoscenza, di socialità, di essere nella mischia, di essere parte del gruppo senza essere lasciati indietro o lasciati a casa, che è ancora più terribile. Presidente, questa testimonianza non poteva chiudere meglio questa intervista, quindi la ringraziamo e complimenti ancora. Grazie a voi, grazie a Sudtrek per tutto l'impegno che sta mettendo in questa manifestazione. Spero che la prossima Sudtrek possa essere testimone in altre regioni, invitato d'onore per partecipare a manifestazioni di questa caratura, di questa importanza.